Finale classe C, categoria meno 68 kg, Ian Filippini, francese, Costa Azzurra contro Wilton Dos Santos. Anche questi due sinceramente non rispecchiano assolutamente una classe C, rispecchiano una classe B abbondante. E qui gli allenatori diciamo che non hanno detto la verità sulla qualità dei loro atleti, pur di vincere molte volte non si fanno le cose in maniera onesta. Comunque, a prescindere da ciò, godiamoci il match. Fase di studio in questo caso è di pura spinta da parte degli atleti, che non è certamente lotta in piedi questa, però vedete un attacco alla cintura con le gambe da parte di Ian Filippino, una presa di guardia. Il quale cerca, spingendo con i gomiti sulle gambe del francese, di aprire un varco e poter di conseguenza passare la guardia, quindi passare oltre le gambe dell'atleta e prendere una posizione di laterale o di monta sul suo avversario. Il francese comunque, essendo più lungo, riesce a gestire molto bene la situazione, vedete che ha delle gambe molto lunghe, mentre l'atleta brasiliano è più basso. Ecco, vedete, tentativi di attacco da parte dell'atleta francese, che comunque è molto tecnico, quindi fisicamente non fortissimo, ma molto tecnico. Sì, devo dire effettivamente che questi atleti non sono assolutamente una classe C. Vedete questa tipologia di lotta dove per molta gente magari potrebbe risultare inizialmente noiosi, in realtà il dispendio fisico è tanto e c'è un utilizzo del corpo totale. Ancora Dos Santos che cerca in tutti i modi di aprire la guardia del suo avversario, ma vedete come in questa tipologia di lotta anche chi è sotto riesce ad attaccare. Tant'è vero che questa è una posizione, è una fase del match assolutamente equilibrata. Attacca sia chi è sopra e sia chi è sotto, perché ci sono tecniche di finalizzazione come in questo caso qua l'atleta francese sta portando, che tenta un triangolo, quella famosa tecnica di strangolamento braccio e collo di cui abbiamo parlato la puntata scorsa. Però l'atleta Dos Santos riesce a uscire molto bene, addirittura riesce a prendere la posizione di schiena e tenta uno strangolamento ai danni del francese. Se riesce a inserire gli uncini, come vengono chiamati in questo caso i suoi talloni, all'interno delle anche dell'atleta francese, lui non solo prenderà tre punti, quindi il punteggio che spiegheremo poi in seguito, dedicheremo una puntata al punteggio della submission wrestling così la gente lo potrà capire meglio, ma soprattutto riuscirà e tenterà di strangolare il suo avversario, che in questo momento è in netta difficoltà. Sì, effettivamente sarebbe bello poter dedicare una puntata anche proprio a questa tecnica, al regolamento della submission wrestling. Mezz'ora non basterebbe, ci vorrebbero tre ore, perché è un regolamento molto molto complicato che comunque dà ulteriore fascino a questa disciplina. In questo caso l'atleta Dos Santos sta passando dallo strangolamento a una tecnica di leva di Kimura, dall'omonimo giapponese che ha dato il nome a questa tecnica, al braccio, quindi una leva alla spalla. Poi il francese si difende molto bene, addirittura ribalta la situazione. Vedete il suo allenatore Michel Salvadori, quindi la squadra francese ha molto più Italia di quello che uno pensi nelle sue vene, in quanto è una squadra composta da atleti tutti con cognomi italiani, tant'è vero sono Costa Azzurra. Si riparte al centro perché gli atleti sono usciti dal tappeto di gara e come da regolamento si riparte dalla stessa posizione dove l'arbitro li ha interrotti. Vedete una fase di gara molto concitata, gli atleti più sono leggeri, più di conseguenza sono mobili, no? Quindi danno vita sempre a un combattimento molto interessante, mai statico. Qui tentativo di presa dalla schiena da parte dell'atleta francese, quindi si è capovolta completamente la situazione. Vedete che l'atleta francese cerca di inserire il suo tallone all'interno delle anche dell'atleta brasiliano, che però sta marcando molto bene la sua posizione. Fine dell'incontro, 4 minuti, vincitore Dos Santos, 6 punti. E comunque lode e merito all'atleta francese che aveva solo 16 anni e un grande talento. Per il futuro promette molto bene questo atleta francese.